Siamo tutti insicuri in famiglia, dico la verità. Se non è obbligatorio, aspettiamo, passi un po' di tempo. Siamo favorevoli, non siamo assolutamente scettici e faremo il vaccino, anzi, speriamo presto. E per me dovrebbe anche essere obbligatorio. Ecco. Siamo a Milano, in zona Washington, e ad oggi andiamo a sentire l'opinione dei cittadini sull'imminente vaccinazione, se sono favorevoli oppure se sono un po' scettici visti i tempi di breve realizzazione. Siamo tutti insicuri in famiglia, dico la verità. Se non è obbligatorio, aspettiamo, passi un po' di tempo. Ho paura che dopo non si prendebbe a fare il richiamo, come sta succedendo, quindi aspetto un pochino più in là, non lo faccio subito. Noi siamo favorevoli, non siamo assolutamente scettici e faremo il vaccino, anzi, speriamo presto. Non vedo l'ora, se ne ha uno adesso me lo faccio. Anche perché in famiglia una mia nipote ha avuto la fortuna di farlo, ha fatto già anche il richiamo l'altro giorno, nessuna controindicazione, un po' di male al braccio, chiaramente come tutti i vaccini, però ci dobbiamo fidare perché io poi ne ho fatti di vaccini, sono ancora lo stemma del vaiolo, quindi io ci credo nei vaccini, molto. Per me dovrebbe anche essere obbligatorio. Ecco, vado sì, oltre. La verità sì. Per tutti. Credo che sia una questione di rispetto per la comunità. È una mia idea, poi ognuno sì, certo, può certo. Fare quel che crede. È la nostra idea, perché anche io la penso come lui. Favorevole o scettica? Favorevole. Si vaccinerà? Sì, sì, certamente. Appena possibile, ho appena parlato con il mio medico, dovrebbero fare obbligatoria. Perché se io vado, sento dei medici che non la fanno, per esempio, non riesco a capire. Ma io sono favorevole al vaccino, vista la situazione, e penso che sia opportuno sottoporsi al vaccino. Anche io super favorevole, perché dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo essere ottimisti in questo momento e solo con questo vaccino possiamo cambiare le cose. Direi che sia opportuno obbligatorio. Anche per me è obbligatorio, perché quello che vedo i negazionisti sicuramente non lo faranno. Direi che sono un po' scettica. Diciamo che è come una speranza, ma ci sono tanti dubbi sopra il vaccino che ancora io non mi sento tanto sicura. Per ora non si vaccinerà? No, per adesso no. Vediamo un po' come vanno le cose. Mio marito dice sì, che vuole che arrivi il vaccino perché se lo vuole fare. La vede come una speranza questo vaccino? No, come una soluzione, l'unica soluzione. Per alcuni segmenti è obbligatorio, insomma, perché hanno l'obbligo di, avvicinandosi a dei clienti, hanno l'obbligo di farlo, per non compromettere la salute degli altri. Favorevole o contrario? Favorevolissimo. Si vaccinerà? Sicuramente, anche perché sarò tra uno dei primi gruppi, non posso vedere i nipoti, quindi ho molti problemi da questo punto di vista. Una volta che sono vaccinata sarò tranquilla. Per lei dovrebbe essere obbligatorio o... Io non sono per l'obbligatorietà, sono per un certo tipo di persuasione e soprattutto per queste persone che non vogliono entrare in questo problema chiudendo il cervello, come spesso capita.